sempre diluvio, questa è diciamo la costante di questa giornata. Ci troviamo qua con Elena Berta, aeronautica militare e ambassador Team Masso. Ciao Elena. Ciao Franci. Com'è il salone? Dammi la tua impressione. Ma il salone è sicuramente un evento bellissimo, peccato che il tempo non ci assista, ma la Liguria ci ha abituato un po' a questo, quindi insomma va bene. Comunque è bellissimo rivedere tanta gente, che tanto mondo della nautica che si muove, quindi per noi è sicuramente molto bello. Senti, io so che tu sei reduce dalla Turchia e volevo che tu mi raccontassi un po' della tua esperienza in Turchia. Anche io ho saputo che poi tu hai cambiato prodiere, quindi una nuova sfida. Sì. Sto in equipaggio con Bruno Festo e ci siamo iniziati ad allenare da quest'estate. Diciamo, abbiamo fatto prima dell'Europeo una quindicina di uscite e devo dire che sono contenta di come sia andato il campionato europeo, perché le qualifiche non sono state ottime, ma in gold siamo andati sempre migliorando e quindi questo è di buon auspicio per il futuro. Ho buone sensazioni. Infatti, seguendovi da casa, ho visto che comunque miglioramenti ci sono stati per tutta la settimana, quindi non è neanche facile. No, non è facile, soprattutto perché appunto abbiamo all'attivo 15 uscite e no, non è stato facile. Le condizioni, poi la flotta ha un livello molto alto, e però siamo contenti appunto di aver migliorato in gol, di aver fatto 3 piazzamenti nei 10, insomma bene, dai, i propositi sembrano positivi. Sì, anche entrare a 2 anni alle Olimpiadi, comunque la flotta c'è e si vede. La flotta c'è e si vede, soprattutto perché molti equipaggi sono mixati e sono magari equipaggi che hanno fatto entrambi le Olimpiadi. Il livello è sicuramente molto alto, anche con appunto questo mix. Ma vediamo, è sempre comunque divertente avere nuove sfide. Dunque, Salone Nautico, raduno degli ex. C'è stato raduno tuo con Bianca e Giacomo con Giulio, com'è? Bellissimo, noi amiamo muoverci in quattro, amiamo anche finite le regate, insomma ci vediamo, abbiamo festeggiato Giacomo e Bianca la loro medaglia e siamo tutti e quattro romani e quindi il raduno degli ex è bello. Il raduno degli ex è bello anche da vedere. Bello anche da vedere. Sì, sì. Parlando di salone, innovazione, è innovazione futuro. Cos'è per te l'innovazione e cosa vedi nel futuro della vela? Ma secondo me, per me l'innovazione è sempre un po' quello che riguarda la scoperta, un qualcosa che magari prima non si conosceva, è sicuramente ricerca. E per quanto riguarda il salone, anche innovazione spero che sia anche appunto un po' riguarderà e sta riguardando il tema della sostenibilità, quindi tutto questo per me è innovazione. Per quanto riguarda il salone, anche appunto vedere così tante persone che si affacciano al mondo della nautica, spero che anche con la Coppa America, insomma, questo porti tante più persone a avvicinarsi al nostro mondo. Che non è un po', al momento un po' di nicchia. Al momento un po' di nicchia, però secondo me sta migliorando molto e quindi è bello, bello, dai. Innovazione è anche un po' questo. Futuro per voi? Ultima domanda e poi ti lascio. Futuro, diciamo che adesso abbiamo un obiettivo molto vicino che è quello del mondiale, quindi ora siamo indirizzati a quello e dopo faremo un bilancio per capire insomma come collocarci anche rispetto alla flotta. 2023. Bene. In bocca al lupo allora. Grazie. Grazie per l'intervista. È bellissimo che ci intervisti Francesca per noi, volevo dirlo. Grazie.